La vera storia De Florio è probabilmente la storia di riscatto e di successo dell'Ottocento italiano. Nel momento in cui ho deciso di raccontare questa storia, mi sono resa conto che avevano soprattutto la straordinaria capacità di incarnare un sacco di tipi umani. Sono Paolo Briguglia e interpreto Ignazio Florio. Sono Vinicio Marchioni e interpreto Paolo Florio. Come dice, ci conosciamo da tantissimi anni e qui siamo fratelli e siamo legati da questo legame indissolubile. Paolo Florio che decide di lasciare la Calabria, di rischiarsela, di lasciare tutto e di andare a Palermo. Abbiamo ricostruito tutti i vari step dell'evoluzione della storia dei Florio, dalla bottega. Qui la vedete nella fase finale, quindi massimo splendore, ma in realtà all'inizio è una piccola putia. Già siete a vedere com'è dentro, no? Sono Esther Pantano, interpreto Giuseppina, giovane. Il rapporto con Paolo è un rapporto conflittuale. Non c'è passione, non c'è quell'attenzione che ho messo in scena nei confronti di Ignazio, che legge la mia parte di donna. È un personaggio commovente. È un personaggio che in realtà ama la vita, poi a un certo punto si inasprisce definitivamente, ma questa è la parte di Donatella, quindi sicuramente spetta a lei parlare di questa parte. Non ti permetterò di bruciare il nome dei Florio. Io sono Donatella Finocchiaro e interpreto il ruolo di Giuseppina Florio. Il suo programma è rendere Vincenzo il più ricco, il più potente a Palermo e nel mondo. Io sono Michele Riondino e interpreto Vincenzo Florio. Vincenzo Florio è sicuramente un uomo proiettato verso il futuro e il contesto storico del suo territorio lo rallenta moltissimo. In un mondo ipocrita, in un mondo marcio, vedremo anche il mondo intorno a loro della vecchia nobiltà. Loro sono questo nuovo che avanza, questi motori che si scaldano per il secolo breve che poi sarà il Novecento, no? Io sono Miriam Leone e interpreto Giulia Portalupi. Devo dire che sono legatissima a Vincenzo e Giulia. Però se devo dire il Florio che ho nel cuore, quello è il senatore Ignazio, il figlio di Vincenzo e di Giulia. Sono Edoardo Scarpetta, interpreto Ignazio Florio Senior. Ignazio si accolla tutta la responsabilità della famiglia Florio, quindi portare il cognome, quindi sposarsi una nobile. Per quanto guadagniamo, per quanto costruiamo i palazzi, sempre dei commercianti restiamo. Giovanna finalmente regala alla famiglia la nobiltà.